Un ragazzo d'oro è la storia di un ragazzo, Riccardo Scamarcio, che ha un talento che in qualche modo sperava potesse essere instradato da suo padre. Il desiderio di questo ragazzo è di fare lo scrittore. Il padre è uno sceneggiatore di B-movie, di quei film commerciali degli anni 80-90 del nostro cinema italiano. Però il rapporto tra i due, quindi il rapporto tra il figlio e il padre, è un rapporto molto complicato, che trova totalmente insoddisfatto il figlio, che quindi inizia ad essere un ragazzo con un tormento, con delle difficoltà, tanto che queste difficoltà e questo tormento lo portano a dover fare delle sedute da uno psichiatra, a prendere delle pasticche. All'inizio del film il padre di Riccardo Scamarcio muore e da qui in poi si svolge la trama del film, che è quella di raccontare un uomo che si identifica totalmente nella figura paterna, fino alla follia. Mi dispiace, ma guardi, lei ha talento, si fidi di me. Ha il talento necessario a raccontare una grande storia. Non puoi lasciare da sola tua madre in questo momento. È tutto finito, la guerra con tuo padre è finita. È morto con la convinzione di aver fallito in tutto. L'ha fatto per quella che era fuori dalla chiesa. Era lei a farlo stare male. Questa idea nasce da una esperienza di vita personale che ho fatto nell'arco degli anni, frequentando un'infinità di ragazzi che vengono sui miei set a fare gli assistenti, e che quasi tutti hanno dei problemi, e quasi tutti questi problemi riguardano l'assenza della figura paterna o hanno problemi conflittuali con i loro padri, e questa è una cosa molto dolorosa. E quindi io sono diventato per loro come un confessore, come un loro psichiatra, come un loro parroco, insomma, non so come dire, però si confidano con me in un modo molto sincero, molto intimo e molto profondo. Allora ho praticamente accumulato una serie di episodi che riguardano questa tematica, per cui a un certo punto della mia vita ho pensato: è ora che io mi occupi di una storia di questo genere. E con la complicità di mio figlio, che ha potuto in qualche modo aggiornare quello che meglio di più quello che è un giovane di oggi, perché lui ha quell'età, ecco, abbiamo scritto questa storia. Stava lavorando a un libro, era convinto che questo libro lo avrebbe risarcito. La pregherei quindi di cercarlo fra tutti gli scritti che ha lasciato. Lei è l'unica persona che abbia la possibilità di farlo. Nel momento in cui ho descritto questo personaggio femminile, di così carismatico, che appena lui lo vede si incuriosisce, ho pensato: chi potrebbe essere una donna che basta vederla perché ti colpisca? E mi è venuto in mente Sharon Stone. E ho parlato di Sharon Stone a mio fratello, e lui all'inizio era molto scettico, poi ho cominciato a viverla come una sorta di scommessa, a vedere se ci riuscivamo, e ci siamo riusciti. Mi ha lasciato una cosa molto importante da fare, una cosa che posso fare solo io. Mi fai paura. Io sono la compagna, sono una donna però indecisa tra un amore che è precedente alla storia con Scamarcio e dal quale sono stata allontanata, e questo affetto, questo desiderio di protezione, questo desiderio di aiuto e questa attrazione per questa persona, per Riccardo Scamarcio, che è così tormentato, così sensibile, così delicato, e non gli sono neanche d'aiuto, perché in fondo sono ancora innamorata del precedente, non riesco totalmente ad essere innamorata e quindi di aiuto alla relazione. In profondo ognuno di noi ha qualche cosa da rimuovere nei riguardi del rapporto con i propri genitori, soprattutto con la figura paterna. Oggi, in questi ultimi anni, la figura paterna si è molto sbiadita, si è molto autoassolta, è sparita. Sono molto contenta di essere riuscita a lavorare con Avati. Ci sono dei film che mi hanno molto toccata e che mi hanno veramente appassionata, e però sin dagli inizi dei suoi primi film fino ad oggi trovo che abbia una linea che è quella dell'ironia, di guardare le cose in un modo molto particolare, per cui l'autore è sempre riconoscibile e per cui per me era molto interessante far parte di questo film e lavorare con lui ed essere diretta da lui.